Ben ritrovati a tutti dopo la fascia pubblicitaria. Abbiamo qui con noi, anzi in collegamento, un altro ospite. Adesso parleremo di denti e capiremo come prenderci cura della nostra bocca. Vi presento subito il dottor Corrado Palmas, odontoiatra esperto in riabilitazioni estreme. Buongiorno. Buonasera e buongiorno a tutto il pubblico. Grazie Vanessa per l'invito. Allora, tu ti definisci un sardo all'estero, ovviamente insomma stiamo parlando di un odontoiatra davvero bravo e raccontaci tu però insomma che cosa ti spinge a fare questo lavoro, quando, dove nasce questa tua passione e gli step più importanti della tua carriera, perché poi parleremo anche di un libro che hai scritto. Sì, io sono un odontoiatra laureato in Sardegna, quindi sono collega di tanti odontoiatri italiani che ha preso una strada differente rispetto ai canoni classici. Subito dopo la laurea prendo l'aereo, mi trasferisco all'estero e qua poi è stata tutta una palla di neve che è cresciuta, dove da cosa è nata cosa, fino a diventare uno dei pochi odontoiatri all'estero che ha realizzato grosse realtà come quella attuale che ho, dove opero su più cliniche con un'equipe di oltre 257 operatori. Mi occupo di riabilitazioni complete della bocca, parlo di quei pazienti che hanno perduto completamente i denti per problemi di malattia parodontale, quella che un tempo si chiamava piorrea, gravi incidenti e quindi pazienti che hanno perduto i denti per altri motivi o pazienti che hanno perduto tanti soldi e denti per errori medici di altre equipe che hanno eseguito interventi che non hanno avuto poi successo. Questa è la mia storia. Complimenti, insomma, un percorso davvero interessante e soprattutto un aiuto che dai ai tuoi pazienti davvero importante. Insomma, so che hai scritto anche un libro di cui oggi sicuramente parleremo. Raccontaci un po' quali sono, insomma, le tematiche principali e come mai hai deciso di scrivere questo tuo libro? Ho scritto più libri durante il periodo che ho vissuto e che da quando sto all'estero. Questo, diciamo, che è un libro della maturità, dove ho condensato in un manuale pratico che io chiamo di autodifesa per pazienti che non vogliono farsi fregare da finti esperti dei denti fissi su impianti, tutte quelle che sono le riflessioni che ritengo debbano essere fatte da un paziente che deve fare grossi interventi come quelli di cui ho parlato. Se tutti loro avessero letto anni fa, questi pazienti che io curo, questo libro, probabilmente non sarebbero mai stati i miei pazienti, perché dentro avrebbero trovato in questa guida la luce che li avrebbe guidati nella selva oscura delle cure dentali, non solo all'estero ma anche nel proprio paese. Sono delle cose su cui conviene riflettere prima di mettersi nelle mani di un professionista. Sono temi sul quale, anche ovvi se vogliamo, ma sul quale si riflette troppo poco, come per esempio quando una persona ha bisogno di un dentista perché ha un problema. Possono esserci tanti problemi nella bocca di un paziente, ma pensa semplicemente: ho bisogno del dentista. Però poi ci sono dentisti e dentisti, alcuni che fanno alcune cose, altri fanno lo sbiancamento dei denti, alcuni fanno l'estetica, altri fanno la chirurgia, quindi non tutti i dentisti fanno le stesse cose. Quindi invece di pensare a cercare uno specialista per il proprio problema, uno degli errori principali che si fa è non chiedersi: ma di che tipo di dentista ho bisogno? Certo, quindi bisogna valutare, come dicevi tu, le varie tipologie e che cosa appunto necessita, cioè quale esperto necessiti ogni persona e ogni preciso problema. E oggi tu sei qui anche per parlare, mi rivolgo ai nostri telespettatori, proprio di questo tuo libro e analizzare insieme a noi capitolo per capitolo, dando, diciamo, qualche piccola chicca, qualche segreto che tu hai scritto nel libro e aiutare anche chi ci guarda da casa. Allora io partirei, insomma, dal primo capitolo, che inizia con una domanda: come capire se un policlinico è quello giusto ma non sei un dentista?
Esatto, possiamo anche sostituire la parola policlinico con qualsiasi professionista, che sia avvocato, architetto, che sia anche un fidanzato, quello giusto. Ok, la strategia è sempre la stessa. Devi trovare quello giusto per te. Devi trovare quello che risolve i tuoi problemi, quello che risolverà il tuo problema. È un po' come un albero, c'ha le radici di un albero sono tante, sono estese. E ogni singola radice potremmo dire che è un singolo problema che si può avere. E il tronco, diciamo che è la categoria principale di questa figura professionale, per esempio l'architetto, oppure l'avvocato, o l'ingegnere, possiamo pensare anche al settore dell'ingegneria. Poi ci sono i rami e le foglioline. Ogni ramo e ogni fogliolina è un tipo di dentista specializzato in qualcosa. Le foglioline addirittura siamo nella iperspecializzazione. Per esempio, un bimbo che deve togliere un dentino dal latte avrà bisogno di un dentista specializzato in pedodonzia, che sarebbe quella branca che risolve i problemi dei bimbi. Oppure un ragazzo che deve raddrizzare i denti avrà bisogno di un odontoiatra specializzato in ortognatodonzia, che è la branca di quei dentisti che raddrizzano i denti. Chi invece ha perduto completamente la bocca ha bisogno non più di un dentista, ma di un'equipe specializzata in riabilitazioni estreme della bocca, dove delle volte c'è di mezzo anche un chirurgo maxillofacciale. C'è bisogno di un'equipe di protesisti e anche di tecnici di laboratori che fanno solo quel tipo di ricostruttive estreme che permettono poi di raggiungere il risultato. Immagina se te devi ricostruire completamente la bocca e la finisci nello studio di un dentista che cura solamente i bambini. Capisci che è alta la probabilità che ti ritrovi non nelle mani giuste, nelle mani dello specialista. Lo stesso può accadere appunto con gli ingegneri, ci sono tanti tipi di ingegneri differenti o di avvocati. Devi trovare lo specialista che è specializzato, che fa le cose e risolve i problemi di cui tu hai bisogno. Quello esatto, di cui tu hai bisogno, Raramente stavo si per dirmi. pensa qui. Più delle volte si pensa ho bisogno del dentista, in maniera generica, e non si riflette abbastanza sul tipo di problema che si ha e quindi di fare una ricerca attiva di quel tipo di figura che fa solo quelle cose. Questa è una prima riflessione che diciamo ti elimina un buon 70% di probabilità, a mio parere, di incontrare la persona sbagliata. Siamo tutte persone differenti, con problemi differenti, con storie differenti. Il momento in cui si seleziona che sia un partner, che sia un professionista, o che sia un meccanico, è un momento d'oro dove dobbiamo veramente riflettere su ciò di cui abbiamo bisogno. Poi dopo, solo dopo fare una scelta. Non bisogna fare un appuntamento al buio, sono alte le probabilità di finirla divorziati. Certo, e passiamo alla seconda domanda. Come farsi curare bene anche se ti curi in un'altra nazione? Questa è una domanda interessante. Questa è una bella domanda Non è e facile affidarsi a io esperti, soprattutto in un altro paese. sì, diciamo che come prima cosa devi trovare appunto chi sia specializzato in questi tipi di problemi che colpiscono la tua bocca e lo devi fare in ricerca attiva, significa che devi cercare attivamente su Google o su Facebook chi risolve questi problemi, ma soprattutto dopo dovrai cercare chi ha i numeri, perché non basta solamente dire io faccio questo. Ma devi anche dimostrare di essere un team, un'equipe o un centro che realizza questi tipi di trattamenti. E lì è importantissimo andare a cercare equipe che abbiano un portfolio di trattamenti, centinaia, migliaia di casi identici al tuo risolti. Prova a pensare al chirurgo plastico. Se dovessi avere bisogno del chirurgo plastico che ne so, si occupa di fare lifting, cerca un chirurgo plastico che faccia solamente lifting, non che faccia tutti i tipi di chirurgie estetiche, Più perché quello è un specifico, tecnologo, un certo. generalista. Beh, E sì. soprattutto quando vai dal chirurgo plastico, fammi vedere sul tuo computer 8.000 casi che hai fatto, anche perché così mi aiuta a capire il tipo di trattamento che devo fare, l'impatto che può avere su di me. Ma se questa persona non ha niente da mostrarti, probabilmente è un'equipe o una persona o che non fotografa e quindi non raccoglie quello che fanno,
me ne guarderei bene di chi non fotografa le creazioni che produce. Significa che manca delle volte la passione per quello che si fa, ma la fotografia è fondamentale perché ci aiuta a comunicare col paziente, ci aiuta a migliorare anche noi come equipe, riguardando le foto di anni precedenti, capiamo anche come stiamo migliorando, come dovevano magari essere fatte le cose comparate con come le facciamo adesso. È uno strumento formidabile la fotografia anche per comunicare e coinvolgere il Eh sì, paziente. Non può è sempre bene avere agire anche un prima e il dopo di quello, insomma, dell'intervento che viene soprattutto. fatto. Soprattutto i prima e dopo sono fondamentali. Non si può solamente far immaginare con le parole quello che dobbiamo realizzare, soprattutto interventi così complessi. Quindi il book fotografico, la biblioteca fotografica di casi reali è sicuramente un elemento che qualifica quell'equipe esperta in quel settore. Un'altra cosa sono le recensioni. Siamo nell'era reputazionale. È importante cercare chi abbia molte recensioni e di grande qualità, perché per fare tante, avere tante recensioni significa che Positive. lavori da tanti anni. E tutte le Certo. recensioni, sia su Google che su Facebook, possono sempre essere modificate. Quindi, se tu lavori male, dopo 2 o 3 anni la capanna crolla, iniziano a essere modificate quelle recensioni in negativo. Quando tu trovi uno specialista, un chirurgo plastico, un dentista che ha tantissime recensioni, milioni, migliaia, non milioni, migliaia, su Facebook, su Google, ma che sono tutte 5 stelle, significa che ci ha messo anni per farle e È dopo lui tutti quello questi anni giusto. ancora sono molte come Passiamo valore. alla terza domanda. Come avere denti fissi su impianti anche se non hai più osso? C'è sempre una possibilità, gli impianti dentali penso che ormai gli spettatori e tutti conoscano di che si tratta, sono delle viti che permettono di rimettere i denti quando li perdiamo. C'è però una condizione che delle volte si dà per scontato, il fatto che ci sia qualche l'osso dove poterli abitare. Il punto è quando l'osso non c'è più. Esistono ad oggi delle tecniche che ci permettono di risolvere anche questi casi, di poter rimettere i denti ai pazienti che hanno perduto non solamente i denti, ma anche l'osso. E sono impianti, si chiamano questi impianti non convenzionali. Sono dei tipi di impianti che si posizionano non dove prima c'era l'osso che reggeva le radici, ma si posizionano in delle zone subito vicine di osso, come per esempio l'osso zigomatico, la piramide qua nasale, oppure un osso che sta più dietro alla bocca, che si chiama osso pterigoideo. Lo so, è una parola strana, è il nome di questa lamina ossea che abbiamo nella zona posteriore della bocca, dove possono essere utilizzati questi impianti che permettono anche in questi casi estremi, dove tutti gli altri avevano detto che non si può far più nulla, di poter rimettere i denti fissi a questi pazienti. Quindi, quando si dice che non si può più fare nulla, in realtà è una mezza verità, c'è sempre modo di fare le cose, di ottenere il risultato. Bisogna rivolgersi agli esperti, alle persone che sanno come risolvere quei problemi. Ripeto, Quindi mi se capita. raccomando, rivolgetevi a un esperto e soprattutto a chi tratta proprio quello di cui avete bisogno, voi. Quindi io ringrazio tantissimo il dottor Corrado Palmas, grazie per essere stato con noi e ci rivediamo anche nelle prossime puntate per, tanti suggerimenti riguardo, insomma, come prendersi cura della nostra bocca. Grazie per essere stato con noi. È un piacere, Vanessa. Ciao a tutti, ci rivediamo dopo la fascia pubblicitaria. Un minuto e torno da voi.